nome è Diego Miraflores e a partire da ora sarò il nuovo direttore di questo collegio per qualche tempo, diciamo, e durante questo tempo le cose qui cambieranno. Insieme impareremo e ci divertiremo un mondo, va bene? Sì, dimmi pure. E Alessio e Victoria andranno via? Certo che no, io sono qui per aiutarli, visto che saranno molto occupati in altre faccende. Io non ti ho mandato nessun messaggio. Come sarebbe non me l'hai mandato? Guarda, ce l'ho qui, lo vuoi vedere? No, c'è un'altra cosa che voglio fare in questo momento. Se hai intenzione di baciarmi, io non ne ho voglia. No? No. Io invece credo che stai morendo dalla voglia. Non ho nessuna voglia di baciarti. Ah, no? Sicura? Bene, 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 è così. Volevate stare un po' da soli. Allora è vero. Scusate, ma che ci fate voi qui? Io volevo sapere se avevo ancora un amico. Ma a quanto pare no. Andiamo, ce n'era uno. Aspetta, lasciami spiegare, Paul. Succede che la tua ragazza ti ha ingannato per anni. Emma Gomez Rainero è la figlia di un fruttivendolo. E la sua famiglia non è il becco di un quattrino. A quella interessano solo la tua fortuna e il tuo cognome. Come hai fatto a saperlo? Questo non importa. Invece sì, papà. A me importa. Per favore, puoi dirmi come l'hai saputo? Oggi Victoria mi ha fatto un sacco di domande su di te. Un'altra volta? Ma che cos'è che vuole sapere? Tutto vuole sapere. Come sei arrivata qui, la storia dell'adozione, il convento. È stata al convento? No, però secondo me può andarci da un momento all'altro. Ah, bene, grazie. Sono i registri di tutti i bambini che sono passati per questo convento. Ah, ma che fa? Questi sono documenti. Devono essere consultati qui? Ah. Alessio, sei riuscito a parlare con quella tua amica che suona la batteria? Sì, sì, l'ho chiamata e dovrebbe arrivare a momenti. Permesso? Vieni, accomodati. Ciao. Vi presento Lucilla. Sarà la nuova batterista del tuo gruppo. Sarebbe lei la ragazza che mi avevi tanto raccomandato. Ciao. E tu che cosa ci fai qui? L'ho chiamato per suonare nel nostro gruppo. Vuoi spiegare che ci fa lui qui? È quello che mi chiedo anch'io. Che ci fa lei qui? Lui che c'entra con il collegio? Formiamo dei gruppi con adolescenti, non di uomini. Bene, con la barba. Perfetto. Max, che ci fai qui? Sono stato chiamato. Sì, l'ho chiamato io. Volevo che entrasse nel gruppo. Che succede, ragazzi? Si festeggia il giorno del nemico. E tu ti sei messa d'accordo con Max per venire qui? No, non so neanche chi sia Max. Max sono io. Non ci siamo messi d'accordo e non sono tuo nemico, Luna. La smettete di prendermi in giro? Che ci fa Renata qui? Io non sono Renata. Lei non è Renata. Continuano a prendermi in giro. Mi spiegate che sta succedendo? Senti, ti ho detto che non sono Renata. Le assomiglio, sono quasi identica, ma non sono lei. Beh, allora chi sei? Sono Lucilla, un'amica di Alessio, la sorella gemella di Renata.
Luna e Anna Moreno, figlie di Silvia Moreno e Juan Moreno. Maggio 1997. Anna Moreno, all'età di 4 mesi, è stata adottata dalla signora Victoria Mujica. Luna Moreno, all'età di 5 anni, da Guglielmo Guzman. Ma che importanza ha chi me lo ha detto? Si dice il peccato, non il peccatore. Però non hai pensato che chi te l'ha detto potrebbe avere degli interessi? Ma che interessi vuoi che abbia? Sono più che certo che Emma, quella ragazza, ti usi. Mi vuoi dire chi te l'ha detto, per favore? Celeste Regheiro. Sapevo che era stata lei. Non te lo voleva dire, ma era preoccupata. È una bugia, papà. È una bugia. Sta facendo la guerra ad Emma da quando sono arrivato in collegio. Celeste vorrebbe stare con me, ma non c'è niente da fare. Non la lascia in pace. Beh, allora qual è il problema? Ti ha fatto un gran favore. Ti ha soltanto aperto gli occhi. Ce li avevo già aperti. Come? Sì. Tu sapevi già che Emma è figlia di un signor nessuno? Papà, è un uomo che lavora. Ma per favore, tu davvero ti sei reso conto di chi è e ti sei fatto ingannare in questo modo? Sì, sì, ho capito chi è. L'avevo già capito da molto tempo, sai. E continuerò a stare con lei, papà. Tu? Perché io la amo. Sei pazzo? No. Non direi sul serio. Vuoi stare con lei? Sì, voglio stare con lei. O per la sua classe sociale non dovrei stare con lei. Papà, io amo Emma. Sciocchezze. Stai dicendo solo un mucchio di sciocchezze. L'unica cosa davvero importante è la famiglia che potrai formare con qualcuno del tuo livello. Sembra che tu non abbia ancora imparato niente. Quindi è per questo che ti sei sposato con la mamma? Non essere insolente, Tom. Tu non vuoi capire me e io non voglio capire te. Però ho capito bene una cosa. Noi due siamo molto diversi. Va bene, fai come credi. Rovinati la vita se vuoi. Ma in casa mia decido ancora io. E quella rivista dentro casa mia non entrerà. Posso entrare? Sì, entra. Molto bene, Toto. Così mi piace, ai miei piedi, come sempre. Visto che sei qui, ne approfitto per dirti che quello che hai fatto mi è sembrato di pessimo gusto, orribile. E ora che ho fatto? Sei andato da Luna a chiederle di parlare con me. Toto, per favore, siamo grandi, tesoro. Beh, lei è la mia migliore amica. Vuoi sapere cosa penso? Sì. Toto, tornerò a fidarmi di te quando non butterai le parole al vento. È tutto chiaro? Bene, e ora perché sei venuto? Per chiederti se mi presti il computer, perché devo fare una ricerca. Tieni, prendilo. Adesso devo chiarirti una cosa. Con lo studio ti aiuto. Però sappi che tra noi due non può esserci niente. È un traditore, un falso. Non me lo sarei mai aspettato, è un bugiardo. Quello era diretto a me. Ulisse, la cosa riguarda tutti e due, perché anche a me piace Gaia. Riguarderà tutti e due, ma il mio amico è Paul. Quindi se mi lasci parlare con lui un secondo, te ne sarei grato, da soli. Va bene, parla, parla. Parla. Grazie. Ciao, a dopo. Perdonami, non ho avuto il coraggio. So che avrei dovuto dirtelo, ma non ci sono mai riuscito. Ti sei comportato come un vigliacco. Sì, mi piace, che vuoi che faccia adesso, Paul? Rispettare l'ordine di arrivo non ti dice niente, questo. Lo sapevi che mi piace Gaia? Sì, io... sì, lo sapevo che ti piace Gaia, ma a Gaia piaccio io. Se a Gaia piaccio io, che posso fare? Le ho chiesto di non dire niente finché non avessimo finito lo spettacolo, soltanto per il gruppo. Paul, non volevo rovinare le cose. Stai tranquillo, che non metterò delle condizioni come hai fatto tu. Posso separare le due cose. Suonerò come sempre. Va bene, va bene. E non possiamo cercare di essere ancora amici? Puoi scordartelo, preferisco i nemici ad amici come te. Andiamo, amore. Sentiamo che c'è di male. Lucilla è diversa da Renata. No, non è vero, è uguale a lei, Alessio. Sì, solo fisicamente, ma... Non pensi che mi dia fastidio vederla? Lei interiormente è diversa, devi conoscerla. Alessio, cerca di capire. Renata ha fatto di tutto per separarci, non la voglio vedere. Va bene, a prescindere dal fatto
Che a te non importi se Lucilla sia buona o cattiva, che non ti importi se sia una mia amica, e che non ti importi che io confidi veramente in lei come batterista per il tuo gruppo? Cosa dovrei dire io di Max? Perché deve capitarci tutto questo? Non so perché ci capiti tutto questo, ma so che se tu non avrai fiducia in me, neanch'io ne avrò quando vedrai il tuo ex. Sapevo che era capace di qualunque cosa, ma addirittura chiamare e disturbare mio padre. Te l'avevo detto che Celeste non ha limiti. Non sai che litigata abbiamo fatto prima. È stata orrenda. E per di più, ora mi ha messo in una situazione davvero difficile. Beh, non importa, stai tranquillo. Ormai i tuoi genitori sanno la verità e non possiamo farci niente. Si è arrabbiato molto? Sì, 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 sì. Era arrabbiato, furioso. Però gli ho detto che può anche arrabbiarsi, ma io continuerò a stare con te. Sul serio gli hai detto così? Sì, perché? Dubiti del mio amore. Però adesso i tuoi genitori si opporranno e chissà che cosa potrebbero fare. Non faranno niente, Emma. Devono capire che questa è la mia vita, che sono le mie decisioni e tu sei la mia ragazza. Nessuno ha il diritto di intromettersi tra noi due. E ti dico un'altra cosa. Celeste dovrà starmi a sentire, perché ho molte cose da dirle. Max. Luna. Posso parlarti? Sì, sì. Ho dimenticato uno spartito, approfitto per andare a prenderlo. Perfetto. Che vuoi dirmi? Ecco, stavo pensando che non è per niente una buona idea che tu sia qui. Perché no? Sono venuto qui dai ragazzi per provare un paio di canzoni. Ti dà fastidio? Ad Alessio non piace. Ah, ad Alessio non piace? Mm. Beh, digli che non sono venuto qui per vedere te, ma solo per suonare. Non credo sia il caso, Max. Sì, secondo me sì. Puoi stare tranquilla. Non sono venuto per te, diglielo. Ormai ti ho dimenticato. Questo l'hai capito. Ormai non mi interessi più. Permesso? Potrebbe bussare qualche volta, Guglielmo? Sì, certo, ma la porta era aperta. Non per me ne questo... sono accorta, allora la chiuda. Va bene, visto che voleva parlare. Chiuda la porta e venga a sedersi. Non sono tranquilla con la porta aperta. Voleva parlare? Sì, devo parlare con lei. Sì, sì, per parlare di Luna un'altra volta. E... sì, esattamente, voglio parlare di Luna. Bene. Luna non può più restare qui. Non può assolutamente rimanere qui. Mi scusi se sono così cruda e se ho un modo così diretto e duro di dirglielo, però se ho deciso una cosa del genere ho delle ragioni, delle buone ragioni, ovviamente. E sono delle ragioni personali. Vuole licenziarla? No, no, io è per questo che le ho chiesto di venire, perché speravo che lei... Mi scusi, vediamo se ho capito bene. Lei non vuole mandarla via, ma vuole che sia io a convincerla ad andarsene. Bravo, così... con che rapidità mi ha capito. Ha letto esattamente nel mio pensiero. Va bene, ma se non c'è una ragione valida e importante, non penso che lo farò. E poi Luna non è più una bambina. Io sono suo padre, ma lei non fa tutto quello che le dico. Pensavo che essendo suo padre avesse influenza su di lei. Un padre dà sempre buoni consigli, però... voglio dire, d'altra parte, ecco, so che mio figlio Alessio... ecco, sì, sappiamo che Luna lo cerca continuamente, sta sempre vicino a lui e anche lui fa lo stesso, non dico di no, però... beh, mi sembra una relazione che ne abbiamo già parlato altre volte. È come se uno stesse a nord e l'altra a sud. È un confronto che abbiamo già fatto. E con questo voglio dire che non vanno da nessuna parte. È una storia che non può continuare, non ha futuro. Proprio così, una vuole storia che non ha futuro. È così, esatto. Li vuole separare. Non mi veniva non la parola, il bisogna separarli. Uno sta a nord e l'altra a sud. Cosa vuol ecco, dire? Beh, è chiaro. A maggior ragione non conti su di okay, me, ma no? Ma perché? Non ci posso credere, a Victoria. Cosa non può credere? Vuole che contrasti il loro amore, per questo mi ha chiamato. Sono così deluso che mi stia chiedendo una cosa del genere, Victoria. Davvero vuole questo? Non me lo sarei mai aspettato. Mi scusi, però mi ha davvero deluso. No, Celeste, non dovevi. Come...